Ciao a tutti ragazzi e ragazze, sono Giada e benvenuti a questo nuovo video. Oggi siamo ritornati su Final Fantasy 16. Ecco, no, come l'ho detto, l'ultima volta ci siamo lasciati con io che avevo il singhiozzo e ce l'ho ancora. Per chi non avesse visto la scorsa puntata, ci siamo lasciati con la Verga esplorato per un bel po' il deserto del Velcroi e dopo un po' di ricerche abbiamo trovato il ricercato Falcan, lui la collina, non mi ricordo mai come si pronuncia bene il suo nome, e poi qui Malkin. Ora, l'esplorazione del deserto non è ancora finita perché dobbiamo ancora vedere rapidamente, schivando tutti, tutta questa zona qua. E poi devo anche vedermi la zona che c'è qui. Nella speranza di beccare, tra l'altro, l'ultimo ricercato che mi resta da trovare, che è il branco di Aculei dell'Anima. E dopodiché potremo finalmente passare... ritornare alle questioni principali. Vai, schiva tutti, schiva tutti, schiva tutti! Sono di livello 28, quanti exp vuoi che mi diano? Ok, sono uscita dalla strada secondaria. E nella scorsa puntata ho notato di avere più di 1000 punti abilità, cioè più di 1000 punti abilità da un bel pezzo. Che cosa potenzio? Allora, qui gli attacchi di Titano e Ramulio potenziati tutti. La Fenice è potenziata completamente dalla vita. Qui c'ha le mosse di Ifrit. Che lasciamo stare perché sono... dovrei metterla a posto di quelle della Fenice, da quanto ricordo, e io non intendo cambiarle. Sapete, visto che non c'ho altro da potenziare, credo proprio che mi potenzierò ancora una volta la trascendenza. No, appena posso, mi servono 2000 punti abilità. Ancora un po' e potrò e li avrò. Allora, abbiamo due vie ancora una volta da scegliere, destra o sinistra del relitto, che non è un relitto perché sono in mezzo al deserto, ma vabbè, avete capito. E là, che bella zona, campi di qua, che bella zona aperta, ma che bella distesa aperta. Là c'è un orso, cos'è, un Arzugos? No, è un lunghe corna, è un corna lunghe, sì, è un corna lunghe di livello 30. Che bei campi, ragazzi. Oggi ci sono due location da vedere. Raga, la mappa di Dalmechia mi sta piacendo un sacco, sgergo. Torna alle stalle, bella. Sono a Ultbiz infestate da sgerghi, vedo. Mago dei briganti. Già spesso io qua a ripulire le strade. Vai, fritto con le... mi devo un attimo rigenerare la vita. Un pochino. Al momento comunque, raga, la mappa di Dalmechia è la mia preferita, perché è gigante rispetto alle mappe di Sunbreak, è veramente enorme. Bisogna vedere, però non è detto l'ultima parola, la mappa di Cineghia quando ci arriverò, perché è indubbio che abbiamo ancora, ragazzi, tutta la zona di Cineghia da vedere nella mappa globale. Quindi bisogna vedere come sarà la mappa di Cineghia, se batterà in preferenze personali questa mappa di Dalmechia oppure no, ma al momento questa la sto apprezzando tantissimo, a livello visivo soprattutto. Questi mi sa che sono gli Aculei dell'Anima, li riconosco, sono belli verdi, come nel disegno che li raffigurava. Aculei dell'Anima, ma che cazzo? Che cazzo avete gli Aculei, ragazzi? Ecco perché vi chiamano Aculei dell'Anima, ci avete una luce strana?
Belli voi! Livello 32! No! Madò! Madò questi! Madò questi! Madò questi! Porco demonio! Porco il demonio che siete! Porco il demonio che siete! Sono un casino questi! Perché continuano a volare! Ma tra l'altro, mica ognuno c'ha il 32! Il 32! Ognuno c'ha il livello 32 agopuntura! Madò, madò, madò che male! Madò che male! Vai, una appena ne butto giù uno, devo subito ammazzare. Questi sta continuamente. Io sono bello a combattere a terra! State a terra, non sono una creatura del. Aspetta, agopuntura, sto attenta. Ecco, ecco, ok. State a terra, bastardi! Dai, due assieme. Ne manca una. Una mazzata in testa. Pum! Perfetto. L'unico problema è algo puntuale che sono riuscita a padroneggiare. Egregiamente non appena l'ho imparato. Allora, televisione, se non la smetti di dirmi che non c'è connessione wifi, io giuro che veramente ti... Che bel silenzio. Sì, proprio, si sta da dire ora che abbiamo ucciso tutte quelle apone brutte. Bene, la caccia ricercata è conclusa. Adesso dobbiamo andare a prendere la polvere di stelle per la storia principale, però io qui ormai sto esplorando la savana che però risulta essere... Minchia, quante... Minchia, ci sono 150.000... porte, tra virgolette, nella savana che risultano inaccessibili. Ma che cazzo? Io devo capire quali sono i limiti naturali che mi mettono. Voglio vedere i limiti naturali che mi ha messo. Perché non posso andare qui? Cosa c'è che mi blocca? Ha proprio un cancello chiuso. Scusate ragazzi, posso sapere che succede? Voglio sentire cosa mi dicono quelli del posto di blocco. La strada è chiusa, torna indietro. No, non mi dicono niente. Speravo che mi spiegaste perché avete chiuso la strada, però. Niente, grazie per... grazie solo per la... Però il panorama comunque della montagna di Zanna di Drago rimane bellissimo, è da vedere. Allora, ok, quindi l'unica zona che mi rimarrebbe da vedere sono le piene di Raimazov, penso. Vabbè, ma a sto punto, raga, che ho finito le secondarie per il momento, acquisto dal mercante delle pozioni. I tessuti migliori! Annusate, Rossa, ne so che sei entusiasta, ma... Dove sono finiti gli uomini della... Tutto fatto con le ceramiche! Dove vai, mercante, in tutto sto bordello? In tutto sto bordello? Ok, qua. Fuori dal bordello, giusto. Giusto. Ti interessa qualcosa, per caso? Avete le pozioni? Eccole qua. Davvero un'ottima scelta. Ecco fatto. Ma adesso non c'è dubbio che gli attraversi il mercato, obelisco e via. Vai raga, andiamo a cogliere la polvere di stelle. Ritorniamo a pensare alla storia principale dopo due puntate abbondanti dedicate alle secondarie. Allora, con Clive avevo visto che qua c'è il fiume e però Otto non lo avevamo trovato. Adesso lo troviamo. Pronta, vai, bella. Sì, aquile, volate via. Vola, Ambrosia. Ecco Otto. Attenzione. Otto,
scusa il ritardo. Ah, Clive. Ho dato un'occhiata in giro e credo sia meglio cercare in questa zona. Pare che Blackthorn sia l'unico a pensare che utilizzare la polvere di stelle sia una buona idea. È inutilizzata, in attesa che un qualsiasi idiota la prenda. Ma al contrario di un idiota, tu hai portato un carro. Esatto, riempiamolo. Questa è la polvere di stelle. Non è semplice, sabbia nera. Scusate, quel silenzio perché stavo trattenendo il fiato. Forse il singhiozzo mi è passato adesso. Deve essere stata la outro che ho fatto praticamente in modalità apnea nella puntata 45 che mi ha fatto scattare il singhiozzo. Spero di averlo fatto passare adesso. Ok, quindi polvere di stelle. Mi manca un ultimo gruzzolo, mi manca un ultimo mucchietto. Eccolo qua. Che sforzo che fai, Clive, quando salti. In effetti quali personaggi saltano tutti? Quale persone? Dovrebbe bastare per ora. Vediamo come se la cava Otto. Cioè, quali persone effettivamente saltano nella vita di tutti i giorni? Quanta ne hai presa? Basterà. Spero. Povere di stelle, secondo le leggende, un tempo dal cielo cadde una stella che aprì una voragine nel deserto dalmechiano da cui scaturì la sorgente del fiume Verkroi. Più di me? Ma mettiamole insieme, dubito che Blackthorn si lamenti. Forse. Vieni, Clive. Facciamo due passi. Sid sarebbe orgoglioso. Di cosa? Di te, idiota. Perché hai continuato ciò che avevi iniziato. Prima pensavo che fossi soltanto un cucciolo viziato che si divertiva a mordere la mano di chi l'aveva nutrito. 5 anni dopo, sei tu quello che nutre. Grazie per avermi smentito. Avevi ragione. Ma sono cambiato. Grazie a Sid. E grazie a te. Mi hai appoggiato quando ho proposto di prenderne il nome. Il merito è soltanto tuo. Non ce l'avrei fatta senza di te, Otto. Oh, piantala. Mi fai arrossire. Ho solo deciso di sperare. Io ti ho dato un'occasione, vero? Ma sei tu che l'hai colta. Hai preso degli emarginati senza tetto e disperati e li hai rimessi in piedi. Gli hai dato un motivo per combattere, proprio come il vecchio Sid. Sapevo che sarebbe stato più lucente portarmi Otto invece che Gav. Gav lo abbiamo sempre avuto come compagnia durante la storia principale. Otto invece non c'era praticamente mai. È ora che io torni a casa, direi. Le mie vecchie gambe cominciano a farsi sentire dopo questa passeggiata nella sabbia. Ci vediamo al rifugio. Ti meriti un po' di riposo. Oh, ho intenzione come? Non ne dubitare. Ma mi assicurerò che Blackthorn riceva la sua sabbia nera prima di riposarmi. Altrimenti chi lo sente?
Mi ci sono affezionata la gente del rifugio, raga. Voglio vedere che più dialoghi possibile con loro. Si va a casa, bello? Bello, Torgal. Beh, Ambrosia, non si torna ancora a casa, perché io va bene che ho finito tutte le mie ricerche. Però voglio vedere questa zona qua. Più veloce! Voglio vederla solo per, proprio come la piana di... La piana di... Come cazzo si... Di Corava. Voglio, i campi di Corava. Voglio vedere la piana solo... anche solo esteticamente. Voglio dare un'occhiata al panorama, perché ripeto... L'ho già detto troppe volte, ma i paesaggi in questo gioco mi sta piacendo tantissimo. È fatto benissimo. Lo sto apprezzando un botto. Poi dopo ripeto... Queste zone deserti che sono iper nostalgiche per me, perché hanno praticamente l'ambientazione principale di Final Fantasy XII. Il Final Fantasy che giocavo da bambina sempre. So che continuo a citarlo, ma il mio riferimento è quello. È quello il mio Final Fantasy. Io sono di quella generazione. Anche se quando è uscito Final Fantasy avevo... anche se quando l'ho scoperto avevo 5 anni. È comunque il Final Fantasy della mia generazione. Cazzo, non si può passare. Non si può passare. Non posso vedere la piana. Avrei voluto vederla anche soltanto così, per vedere il panorama. E invece niente. Ok, allora si torna al rifugio. Sì, lo so che devo tornare al rifugio. Grazie comunque per avermelo sottolineato. Raga, allora, raga, come ho detto, non mi ricordo se... L'ho detto in questa puntata, comunque, vedete, questa è la mappa di Dalmechia. Questa è la mappa di Sunbreak della prima parte del gioco. L'unica che ci resta ancora da vedere è tutta questa. Tutta questa, ragazzi! Non vedo l'ora di vederla. L'ultima regione, tra virgolette, del mondo che ci resta da vedere. Quella di Cinerie. Completamente prosciugata dalla piaga, tra parentesi. Quasi totalmente prosciugata dalla Speriamo piaga. Speriamo che non gli serva altro. Là, secondo me, ci sono i mostri più rompicoglioni di tutto il gioco, considerando gli occhi che ho visto quando ho fatto Zanda di Drago, quindi... Sicuramente Cinerie sarà l'area con i mostri più tosti di tutto il gioco, quindi anche i ricercati e i boss secondari, quindi più tosti di tutto il gioco, però... Devo vedere se batterà Dalmechia a livello di bellezza estetica, perché, ripeto, al momento è la mia mappa preferita, quella Blackthorn. Del deserto. Adesso hai tutto. Ma dicevamo per la nave. Sì. Sì, ho tutto. Grazie per la polvere. Penso dovrebbe bastare. È bello uscire ogni tanto. Rifacciamolo poi, eh? Adesso inizierò ad assemblare il rivestimento termico. Ma ci vorrà del tempo. Hai altre cose da fare? Preferirei che non mi stessi con il fiato sul collo. Ti ringrazio. Farò sapere a Mid dei lavori. Vai così, missione completata. La prima, perché punto di saturazione 1 significa che sicuramente mi danno altro da fare. Moneta Goblin, no, tanto gente da vendere per Guild. Anche noi faremmo meglio a rimetterci al lavoro. Fai un fischio se hai bisogno. Ho superato i 2000 punti di abilità, posso potenziare la trascendenza? Sì! Allora, fa rapporto al Mid subito, ma prima... Eccola qua! La padroneggio! L'ho padroneggiata dopo questa! Bello, raga, bello vedere la barra della trascendenza che è lunga quanto la barra vita graficamente. E da 3 barre, grazie. da 3 stanghette, si passa a 4 stanghette. E la trascendenza c'ha la carica più lunga che possa avere. Ora prendo dai David e parlo con Apocrates qua, perché la c'ho mia conoscenza da... è tua. Oh, tra l'altro c'ho da chiedere anche lui ancora un po' di cose. L'ultima volta che ho parlato con Clive gli è ferito del fatto di aver visto Ultima, ma poi io per conto mio non ho letto i dialoghi questi qua. Poi dopo però voglio... Non ho neanche esaminato i 1000 tomi. Voglio vedere quanto salgo di livello. Non salgo a livello 5. Se hai una domanda per me,
sarò felice di rispondere. Però, allora, le sezioni principali, ossia 1, 2, 3, 4, della bipersonaggio, geopolitica, i misteri del regno, il bestiario, vedo che si stanno tutti quanti completando. Sempre il benvenuto, Clive. Lo prendo come un segno che effettivamente sto avvolgendo sempre di più verso il punto finale del gioco. Sto avvolgendo sempre di più verso l'ultimo atto. Allora vai, chiediamo di Kupka anche a lui. Come ho detto molte volte, Hugo Kupka è un assassino, ma anche un ladro. Un ladro che ci ha rubato la felicità, la speranza. So che ha sbagliato gioire della morte altrui, ma possiamo rasserenarci per il fatto che ora non potrà mai più rubarci la nulla. La sua storia è finita. Grazie, Clive. Vai, chiedigli ai due gemellini. Che... In molte città ai portatori è proibita avere figli. Si crede che il latte usato per dare alla luce un bambino acceleri la maledizione dei cristalli, riducendo la produttività della madre. Tale è il mondo in cui viviamo. Fortunatamente i genitori di Ted e Crow sono riusciti a sfuggirvi, anche se solo per poche estati. Ma i due gemelli? Nati nel rifugio, uno toccato dalla magia, l'altro risparmiato da tale fardello. Le loro menti non sono avvelenate dalla tossica retorica di sacerdoti politici. Cresceranno sapendo che non ci sono differenze tra uomini e portatori e tramanderanno questa verità ai loro figli e questi ai loro figli finché il mondo che conosciamo oggi sarà soltanto una nota a margine degli annali della storia. Sì, giungeranno cambiamenti. E attraverso una magia che non richiederà cristalli per essere invocata. Una magia che perdurerà dopo la distruzione di tutti i cristalli madre. Se non c'è altro, amico mio... Tra l'altro ho parlato di il suo nome, Hippocrates. Avete pensato che nelle prime puntate non riuscivo a pronunciare il suo nome? Ho finalmente imparato. Dai, andiamo da Mid a riferirle che abbiamo dato tutto il necessario a Blackthorn per sistemare il motore. Si vedono ho imparato anche a muovermi qui nel rifugio. La prima volta, cavoli, dovevo aprire la mappa 30 volte prima di arrivare ad un punto X. Chissà che a Mid serve aiuto. Ehi, Mid. Devo trovare una soluzione. Buone notizie, ma te c'hai ancora dei crucci? Sarei felice di sapere che Blackthorn ha iniziato il rivestimento. Benissimo. Ora ce ne restano solo due. Immaginavo. Ah, sì, è vero, erano tre i pezzi. Erano tre. Il fumaiolo? Per farlo, ricicleremo i rottami dei decaduti. Rottami delle rovine? Pensavo che fossero impossibili da lavorare. Ma non sarà necessario. Prego? Si dà il caso che c'è una rovina in particolare che si è frantumata formando dei pezzi esattamente della forma e misura che ci serve. Minchia, che culo. Come si chiama laggiù, ti dirà i dettagli. Come si chiama laggiù? Come si chiama? Come si chiama? Certo. Come si chiama? Sei Flynn di Skylanders, Mid, che dici quel come si chiama quando non ti ricordi le cose. Elena, come si chiama? Oh, Sid, sei qui per il fumaiolo. Sì, Mid ha detto di parlarne con te. Ah, ti mostrerò i progetti. Qui puoi vedere il motore a Mithril, dentro al quale viene bruciato il Mithril in modo da poter generare calore. Il calore viene poi incanalato per produrre energia motrice. Il calore in eccesso passa poi al collettore di trasferimento termico, il quale ne permette la dispersione nell'aria circostante. Ora, se dovessimo affidarci soltanto al rivestimento termico per questo processo, l'accumulo di calore in eccesso supererebbe di gran lunga il coefficiente di dispersione del rivestimento. In poche parole, il reattore si surriscalderebbe ed esploderebbe. Ecco, grazie, ma non con il fumaiolo. Perché non l'ho se ascoltato. Si collega al rivestimento, funge come una sorta di dissipatore termico per assorbire l'energia in eccesso. I nostri esperimenti mostrano che la ceramica dei decaduti è estremamente termofila. Può sostenere e assorbire livelli di calore ben superiori a quelli generabili oggigiorno. E, oltretutto, è impermeabile e resistente alla ruggine, il materiale perfetto per lo strato protettivo. E se la pioggia oppure l'acqua marina entrassero nel reattore, evaporerebbero subito. La forza prodotta squarcerebbe la nave dalla poppa fino a... Sì, va bene.
Ho capito. Ah, era rapido apposta. Mead suggeriva di usare parti il delle rovine dei decaduti. Saliva rapidamente. Dove le trovo? Il dialogo si trova che correva di proposito. Robert, non lontano da Alla Perduta. Il fatto è che, beh, io... Ecco, avrei dovuto far organizzare prima il trasporto dei pezzi. Vedi, un certo ospite indesiderato si è stabilito laggiù. Non si tratta più semplicemente di andare a prenderli. Sarà una faccenda più pericolosa di così. Capisco. Dovrò occuparmi di questo ospite indesiderato. Nessun problema. Giusto? Oh, sì, esatto. Grazie, Sid. Radunerò la mia squadra e andrò subito lì. Ci vediamo fuori dalle rovine. Punto di saturazione 2. Secondo, anzi. Sarebbe più giusto dire secondo. Quando ci sono i numeri romani, mi viene da dire primo, secondo, terzo. Non 1, 2, 3. 1, 2, 3 mi viene da dire con i numeri arabi, non con quelli. Vai, si va dalla perduta allora. Dove tra l'altro, guarda caso, ci stanno le rovine di una fantomatica aeronave. Vi porterò in un deposito ai covoni. Lasciate tutto ciò che non serve. Allora sì, per chi non lo sapesse, ci eravamo lasciati qui dalla perduta con aver aiutato Quinten a capire cosa stava succedendo, perché con la sua secondaria aveva sentito dire che delle ombre scure perseguitavano la gente attorno al villaggio. Dopo che abbiamo scoperto essere degli scudi neri, Quinten ci ha spiegato che lui una volta era un comandante imperiale, da quanto ricordo. E che ha deciso di farsi giustizia da solo quando ha scoperto che un suo collega fingeva di fare giustizia con lui. Lui cacciava i portatori per divertimento, questo suo collega, e da allora ha deciso di farsi giustizia al solo Quinten, istituendo il suo tra virgolette esercito personale, mettendo a sicuro i portatori, più portatori possibile dalla perduta. Ed ora che ha scoperto che il suo acerrimo rivale ha messo in moto i suoi piani cercando di aggredire la povera gente dalla perduta, ha deciso di muovere piedi di guerra verso il Lord Giudice, si chiamava. Non vedo l'ora di vedere il prosieguo di quella secondaria. Salve vedove, salve. Non ho tempo per risolvere i vostri problemi. Dopo questa comunque chiudo la puntata, perché siamo a 28 minuti. Ed eccoci qua. Torna a casa. Ah, non posso, che palle! Bestia pure i vampirici! Ma morite, levatevi le coglioni, perfetto. 8 exp! Vedete perché li evito, non mi danno niente di exp. Eccoci qua, Elena. Eccoti qui, Sid. Grazie per essere venuto. Allora, qual è il problema? Le rovine sono laggiù insieme alla creatura che ti dicevo, immagino. Non è che potresti... Ma certo. Torno subito. Allora, uccidi la creatura che si è insediata nelle rovine. Che cazzo è? Allora sparo un mimic. Così, provo a gufarla. Visto che non mi sa definire di che cazzo si tratti. C'è nessuno. Ah, no. È tipo Aliman. Deve essere questo l'ospite indesiderato. Su, ciao. Come ti chiami te? Ospite che... Ah, ospite sgradito, molto semplicemente. Si chiama molto semplicemente ospite sgradito. Questo? Ok. Morti! Vai! Madonna, sti occhi volanti! Morti! Ci hai provato! Allee, volevi!
Oh, questi comunque al momento sono... Cioè, questi occhi volanti sono tra i mostri più fighi del gioco, eh. Non lo nascondo, mi piacciono assai. Vai! Peccato che nessuno... Minchia! Ha mai detto la potenza di sti pugni! Perfetto! Allora, per quel che mi riguarda, i mostri più fighi sono quelli inerenti ad Ultima, quindi gli scagnozzi di Ultima. I Wait, quelli là, molto semplici, ma... Per te è finita! Sono fighissimi da vedere. Poi tra i mostri normali ci sono questi. Pelle magica, insanguinata, cenere magica... Ma soprattutto per le mosse che tirano. Questi... Cosa mi tocca fare per Mid? Sid! Oh, grazie al cielo stai bene. Non vi darà più problemi. Di sicuro. Beh, non ti trattengo. Noi faremo in modo che i pezzi vengano trasportati al rifugio. Bene. Avvertirò Mid. Missione compiuta. Livello 35! Ehi, ho già fatto due livelli, sono contenta. Occhio del guerriero. Soltanto chi ha combattuto in battaglia conosce il suo dono e la sua maledizione. Testimonianza diretta dell'assedio di Sonir. Aumenta di 10 secondi la durata degli infusi rafforzanti. No, grazie. Posso fare qui due carezze a Torgal? Sì, no, stai qua. Prendilo, bello. Ecco. Perfetto, ora non mi resta che fare rapporto a Mid, però lo faccio nella prossima puntata, ragazzi. Perché siamo a 32 minuti. E io sono riuscito a farvi passare il singhiozzo prima quando abbiamo raccolto la polvere di stelle, però devo andare a pisciare e la pipì, cioè, non può aspettare. Detto ciò, ragazzi, se questo episodio su Final Fantasy 16 vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un mi piace, ricordatevi di iscrivervi al canale se volete continuare a seguire i miei video. Nel caso in cui temiate di esservi persi qualche cosa, vi ricordo che in descrizione a questo video trovate il link alla playlist completa su questo gameplay e il link al mio profilo Instagram. Per concludere, nella sezione community qua sul canale YouTube, ogni tanto esce qualche nuovo post. Detto ciò, noi ci vediamo alla prossima! E io per oggi stacco, che le mie promesse le ho citate due puntate fa, quindi siccome sono già ad un'ora e mezza abbondante di registrazione e sta incominciando un po' a farsi sentire la cosa, io per oggi termino la mia sessione di gioco qua su Final Fantasy 16, dove ho fatto parecchio e comunque non ho nulla da temere per quanto riguarda le mie paure personali di non riuscire a terminare la serie entro Natale, perché l'altro giorno per farmi passare l'ansia ho fatto i miei calcoli e dentro Natale letteralmente riuscirò a registrare almeno una cinquantina di episodi. Penso che farò in tempo a finirlo Final Fantasy 16 in tutto quanto entro 50 episodi, no?